E la bellezza, come disse qualcuno, salverà il mondo, lo disse Dostoevsky. Andrea Bocelli ha incontrato 700 studenti campani al Teatro San Carlo di Napoli, un evento organizzato da Generali Italia, e li ha invitati a impegnarsi nella vita, a produrre bellezza, rimboccandosi le maniche senza aspettare un aiuto dallo Stato o dai genitori. Io vedo che in Italia ci sono molte persone che si accontentano, anche di poco, purché gli altri abbiano meno di loro. Questo è terribile. Io invece sono in un paese in cui nessuno si accontenta. E tutti vorrebbero più di quello che hanno, ma che sono anche contenti quando c'è qualcuno che ha più di loro. Il grande tenore italiano, star del pomeriggio inserito nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro, ha risposto alle domande dei ragazzi, in particolare a quella di una ragazza, Carmela Riccio, che studia sax contralto e canto. È difficile, mi trovo molto difficile comunque superare la bruttezza del mondo e per questo volevo chiederle consiglio, cioè sia per noi ragazzi di Stampia che per Napoli e per il mondo in generale. Il bene sta male come costruire sta a distruggere. Considerando che distruggere è facilissimo e costruire è molto difficile, se oggi siamo arrivati dove siamo arrivati, cioè siamo passati dalla bicicletta all'astronave, vuol dire che insomma, abbiamo fatto molta strada. Se è stato fatto tutto questo, vuol dire che il bene è infinitamente superiore al male, altrimenti il mondo a quest'ora sarebbe finito da un pezzo. Io ti ringrazio di questa domanda e ti invito, se vuoi, se vorrai, se hai modo, e se no posso anche, comunque lo faccio volentieri organizzare, di venirmi a trovare, così ti ascolto e se posso ti do qualche consiglio e insieme al consiglio l'augurio di cantare con te prestissimo. A fare da padrone di casa Marco Sesana, country manager e CEO di Generali Italia, che nel 2016 ha ideato il programma Valore Cultura per rendere l'arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più ampio. Questo progetto ha coinvolto tantissimi ragazzi che hanno dedicato del tempo, che hanno imparato, hanno messo la loro passione al servizio di un progetto. Oggi abbiamo visto i risultati e credo che questo sia un bel pomeriggio per tutti. Continuerà questo progetto di alternanza scuola-lavoro. Speriamo che i ragazzi trovino tutte le risposte che vogliono in questi progetti e soprattutto trovino qualcosa in cui cimentarsi, lavorare, portare qualcosa di proprio e contribuire un po' al miglioramento del contesto.